Bella a tutti raga, bentornati ciao nel mio ragazzi. canale. Oggi siamo qui a fare un video per la settimana francese che abbiamo preso ovviamente alla Lidl. Anzi, non sono andato io perché io stavo dormendo, è andata la mia ragazza. Grazie amore. Ci presentiamo quello che ha preso. Allora, questo sono 12 macarons, che ovviamente dobbiamo fare un attimino da quello che ho capito. Due soufflé al cioccolato, poi, quelli sì, sicuramente. Questi qua dovrebbero essere biscotti al burro, se non sbaglio. Erano buoni, però essendo di supermercato non lo so. Questa, da quello che c'è scritto qui, è una torta salata, mi pare, al formaggio. Formaggio e verdura in teoria. Potrebbe essere in teoria brioche al burro, anche queste. Oh, e cosa c'è? Ah sì, sì, una specie di tortine, barabiscotti. Alla fragola. E questa sarebbe una sottospecie di pain au chocolat. Niente, noi intanto cuciniamo quello che c'è. Allora, intanto abbiamo messo i macarons a scongelare, che bisogna lasciarli là 10-15 minuti più o meno. Intanto andiamo avanti con il resto. Sì, esatto. Questo no, perché bisogna farlo. Andiamo con questi biscotti, dai. Iniziamo. Speriamo bene, invece. Secondo me è buono. In teoria col burro, sì. Burro. Sì. Adesso non mi ricordo se li ho presi in Francia una roba simile, però col burro di solito sono cicciosi ma sono buoni. Allora, scarpa, ripriamo la carta, che non esiste però, eh. Ce la faccio come al mio solito, sono impedito ad aprire le cose. Una. Assaggiamo. Ci sente colpando il burro qua in realtà. È solo il burro. Guarda, per questo sono buoni. Fanno male, ma sono buoni. Voto. Cosa vediamo? 6,5 io. Ah, 7. 7. Vabbè, ci sta. 7. Per essere dei biscotti della Lidl ci esatto, sta. No. Semplicemente comunque sì, sono dei biscotti comunque della, con burro. Però 7, onesti, sì. Questo, no, bisogna fare anche questo. Questo qua. Tortine alla fragola. Dalla scatola voto 10. Voto 10. 10. Cosa devi fare? Tipo pizzette che ti danno quando vai a fare aperitivo. Cioè, è mignon. Sì. Come sempre. Non devi scontare la frutta. Ovviamente stiamo tenendo la parte migliore come ultime. Come l'ultima. Voto 7. Sì, 6, 7. Io 7. 6, 7, dai. No, pare. Ma sembra un plumpetto. Sono, esatto, stavo dicendo, no, tipo. No, se guardi che ne sono. È una metà di un full cake normale ha fatto la full cake. Perché se tu li guardi insieme, cioè. È un full cake normale. È intero. Ha fatto metà di metà. Esatto. Sì, è un cake praticamente. Non so. Senta anche la cosa di sussistenza. Sì. E viva. Allora. I plum cake a me non piacciono. Però questo non sembra più un cake. È una via di mezzo, secondo me. Cioè, sembra
Prune cake barra brioche. Non lo so. È tipo pan brioche, tipo. Secondo me questo si merita un 7. Questo sì. 7. Però sì, 7. Scherzavo. Però sarò il coltello. Questa volta sono. Quasi la colpo di fortuna, ragazzi. Questa è un po' difficile da tagliare, devo dire. È tanto morbido. Sono semplice. Ma per cioccolato è così. Cioccolato. Qui voto si alza. Sì. Io qui darei un bel 9, 9 e mezzo. 8-9. Ti ricordo che sarà la parte migliore dopo. Sì, ho voto 8-9 secondo me. Mentre abbiamo fatto la torta col formaggio e le verdure, se non sbaglio, sì. Sì, e cipolla. Non so, c'è scritto verdure, quindi penso sia. Da dove c'è? Poi. Da dove si sì, c'è la cipolla. Ricordo. Vabbè, assaggiamo. Sì, con piano, piano, perché è un po' bollente. Un po' tanto direi anche. Buono. Sembrerebbe. Alla nostra salute. Assaggiamo. Sto scotta, porca troia. Io non so niente perché ho mandato. Anche io però. Dalla consistenza, dalla crosta sostanzialmente, sì. Non sembra male. Cerchiamo di assaggiare. Sono un po' dura più che altro perché. C'è la cipolla. Bollente, però buono. Cioè dai, ci sta. Finisce dalla cipolla o dal caldo? No, perché è bollente. Aspetta qualche minuto. A me di solito quella roba calda mi scende le gocce dal naso. No. Sì, sempre io. Normale sotto e mezzo sono metà, sotto e mezzo 8. Normale abbiamo fatto tutti questi. Abbiamo dato quasi tutti i punteggi simili praticamente. Parte, vabbè, il pane al cioccolato, quello là spaccava proprio. Mentre abbiamo sfornato il soufflé, dal profumo vara. Sembra ottimo. Ottimo. Anche da, comunque dalla prospettiva. Vai, metà. Meno, vabbè. Vabbè. Buono. Sì. Buono. Tra questo e pane al cioccolato se la contengono. 8 e mezzo, 9? 8 e mezzo. 8 e mezzo. Sì. Penso sia in Italia quella. Sembra sia una consistenza uguale. È partito un colpo. Forse mi piace anche di più questo, sai? Siamo lì. Siamo lì. Ti dirò, i gusti miei preferisco più il pancio. Io. Cioè, roba dolce la preferisco a prescindere. Però io preferisco i più dolci, non so perché. Vabbè, anche quell'altro è un dolce sostanzialmente. Ciò che è freddo. Sì, ci sta. Colore vuoi? Non lo so. Casomai facciamo metà così assaggiamo entrambi. Basta che non vedi colore limone. No, ma non penso sia limone. Sì, c'è il limone. Sì. Sì. Ah, sì. Raspberry, black currant, passion fruit e lecca. Arancione non so cosa sia. Però questo qua la fragola penso sia. Adesso assaggiamo metà di metà. Questo deve essere passion fruit, mi sa. Molto buono. Questo ciliegio dovrebbe essere. Molto buono. Questo è more, lampone, tipo. Sì. O mirti, no.
Cioè more anche mirtillo. In teoria dovrebbe essere mirtillo. Spacca questo per passion fruit. Quanto questo è buono? Non è male. Sono entrambi buoni. Per... 9. Anzi, 8 e mezzo. Sì, 8 e mezzo. Mezzo. Chi ha vinto secondo te? Non c'è neanche da, da dire. Non c'è neanche da, da fare il confronto, secondo me. Per me. No, per tutto quello che abbiamo assaggiato, secondo me il migliore è il pan chocolat. Esatto. Il pan chocolat è. Secondo posto direi il Nor Muffin. Come si chiama? Il soufflé. Il soufflé. Soufflé al cioccolato. E terzo questo. Sì. Secondo me è questa la top 3. Anche il tortino comunque che abbiamo sì, mangiato. Ci stava, quello non è vero, non era male. Però era più salato che dolce comunque. Bene, comunque la vittoria va al pan chocolat. Lidl non so che cavolo sta facendo di roba che fa uscire. Non lo so, non per niente. Aspettati che tu non hai provato la macchina americana. Bene, detto questo, spero che il mio video vi sia piaciuto. Lasciate like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao!